mantenuta la promessa del presidente Acquaroli, sulla quale insieme all'assessore Saltamartini abbiamo lavorato, della realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro. Acquaroli era stato molto chiaro poco più di un anno fa: avremmo sfruttato i mesi che avevamo davanti per realizzare finalmente una struttura che la città di Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino, la sanità regionale aspettavano da decenni. Un importo di oltre 200 milioni di euro, 10 milioni di euro circa di progettazione, sulla quale è arrivata la bollinatura dell'ANAC, una procedura che noi abbiamo scelto perché questa è la più grande gara d'appalto a memoria realizzata nella storia della Regione Marche, e si inizia proprio da Pesaro per poi proseguire con Macerata, San Benedetto del Tronto e tutte le altre strutture che stiamo riqualificando per rispondere alla sanità del terzo millennio nella nostra regione. Gli spostamenti che sono stati descritti nei giornali nelle settimane precedenti non avevano nessun tipo di fondamento, tutto rimarrà a Pesaro, non ci sarà nessun tipo di trasferimento. Noi abbiamo fatto un incontro con i medici e con i primari e abbiamo deciso sostanzialmente un'riorganizzazione soft che possa evitare di privare Pesaro dei servizi fondamentali e necessari. Quindi non è vero che verrà spostato il reparto materno-infantile, non è vero che ci saranno altri traslochi, ci saranno delle sistemazioni che probabilmente potranno interessare alcuni reparti. E oggi Pesaro ha 285 posti letto, li portiamo a 328, quindi ci sarà un potenziamento della sanità pesarese e in caso d'emergenza arriveremo a 350 posti letto, quindi mai c'era stato uno sforzo della regione per il potenziamento dei posti letto nella città di Pesaro, che erano i più bassi della nostra regione, e lo sforzo finanziario, lo sforzo operativo mi pare sia sotto gli occhi di tutti. Tempistiche di esecuzione dei lavori io non le posso fornire, siamo oggi a parlare di un finanziamento che già c'è e quindi sostanzialmente del fatto che parte una progettazione esecutiva che potrà far partire il cantiere. Vero è però che i tempi di esecuzione dovranno essere scanditi in modo assolutamente veloce, perché c'è da tener conto che con un'inflazione che può arrivare anche a doppia cifra, il finanziamento che noi oggi abbiamo può essere smontato, quindi la velocità di esecuzione dei lavori sono direttamente proporzionali evidentemente al risultato finale. Chiaramente le regole che sono state recentemente approvate dal contratto, dalla legge sugli appalti pubblici, garantiscono alle aziende la velocizzazione dei processi e quindi io non nutro dubbi che raggiungeremo l'obiettivo. Voglio dire in conclusione, Pesaro aspettava questo ospedale da 30, da 40 anni, da quanti anni? Noi siamo in grado di realizzarlo.